tema saranno le trasformazioni dell'istruzione terziaria e in particolare delle università. Le università sono una realtà importante del nostro paese, sono fondamentali per la formazione dei giovani e hanno un ruolo in generale essenziale nella nostra società. Sono realtà che hanno una storia lunga, una forte tradizione, ma sono investite in questi ultimi anni da cambiamenti importanti. Pensiamo alla didattica a distanza, digitale, ma pensiamo all'intelligenza artificiale. E dunque anche l'università ha la necessità di riflettere su come stanno cambiando e sulle sfide che le attendono. Diciamo che a fronte di questo cambiamento, questa turbolenza nell'ambito, nell'ambiente dove opera l'università, la legislazione è un po' ferma e allora abbiamo un po' uno scollamento tra i percorsi di transizione e cambiamento e la velocità con cui le istituzioni, sia a livello universitario sia a livello governativo, rispondono a questi cambiamenti, a queste turbolenze. È un periodo interessante, l'università è stata e rimarrà centrale per la società, per la formazione di tutti i cittadini, è chiamata però anche essa a riflettere un po' su se stessa e a domandarsi se sta ancora rispondendo alle richieste della società o se ci possono essere anche modi aggiuntivi con cui operare per rispondere sempre meglio alle esigenze appunto della società, della popolazione. Società e popolazione che sono interessati da cambiamenti importanti, cambiamenti demografici, cambiamenti nelle tecnologie, ecco, cambiamenti nei saperi, e quindi sollecitano una riflessione in termini di adeguatezza e di aggiornamento. Quello che questa serata spero lasci negli uditori è la necessità di guardare con fiducia al futuro e anche i cambiamenti dell'istruzione terziaria. Ci sono nuove opportunità, dobbiamo saperle cogliere non perdendo la ricchezza di un percorso e di una tradizione importante. Le università evolvono non per sostituzione ma per stratificazione. Dobbiamo aprirci a nuovi orizzonti dell'istruzione terziaria senza perdere la ricchezza di una tradizione significativa e secolare.